A Santa Maria del Fiore? Così lavorò Michelangelo per 3 anni, nascosto alla vista di giorno e di notte. Provava a resuscitare uno che era ritenuto morto. E successe che veramente quell'opera ha tolto il grido a tutte le statue antiche e moderne, greche e latine che fossero. Chi la guarda non deve curarsi di vedere altra opera di scultura fatta nei tempi nostri o negli altri di qualsivoglia artefice. Ivano Marescotti, Michelangelo Infinito, il Vasari, questa sorta di biografo, no? di Michelangelo. Allora, Michelangelo toglieva dalla materia per far emergere l'opera che era già dentro. Tu quanto hai dovuto togliere dalla tua recitazione per far emergere il Vasari? Vero, c'è del vero in questo. In effetti il Vasari, davanti all'opera di Michelangelo, elimina tutto quello che è l'espressività che ha dentro, perché è stupito, sgrana solo gli occhi e abbandona tutto. È lo stupore, in effetti, il Vasari, davanti a Michelangelo, che considera il più grande artista di tutti i tempi, del passato, e lui dice anche del futuro in eterno. E quello è l'esempio per lui. Tant'è vero che lui ha scritto tutte le vite di tutti gli artisti, ma su Michelangelo ha scritto 100 pagine, cioè un libro a parte proprio su Michelangelo, quindi lui era innamorato di Michelangelo. Sì, loda addirittura a Dio per averlo conosciuto, no? E infatti, e non solo, ma Michelangelo stesso dice che basta, non vuole dipingere o scolpire per gli umani, per i papi. Solo rispondere a Dio, quello era in fondo il Rinascimento. Ancora per tutti il Rinascimento l'iconografia generale era solo esclusivamente di tipo religiosa. Nel personaggio come ti sei immerso? Ti sei documentato oppure hai dato tutto il tuo? Ma no, la cosa strana che mi ha stupito allora e stupirà è che il personaggio del Cinquecento, con la barba e tutto ambientato nel Cinquecento, guarda in macchina e si rivolge al pubblico direttamente per creare un'emozione diretta al pubblico, per tirarli dentro alla scena. E questo è una cosa molto piacevole del tutto il film. Il film in sé è un oggetto che desta stupore, oltre che a rimandare alle opere d'arte.